La volta scorsa avevamo cominciato, quindi vi stavo parlando della capacità di processo e che cosa si intende per capacità di processo. In particolare, ricorderete che abbiamo definito i due indici di capacità di processo, ovvero gli indici che noi abbiamo chiamato CP e CPK, che sono per l'appunto gli indici che nelle aziende vengono utilizzati per verificare la capacità di un processo, ovvero la capacità di un'azienda di operare conformemente a quanto specificato, a quanto definito nella fase di progettazione. Quali sono questi due indici? Allora, abbiamo detto che il C con P è definito come rapporto tra la tolleranza specificata e la tolleranza naturale di un processo, quindi differenza tra il limite superiore di tolleranza specificata e il limite inferiore di tolleranza specificata, diviso la tolleranza naturale. La tolleranza naturale del processo viene posta pari a 6 sigma, posta uguale a 6 sigma perché abbiamo detto che la distribuzione di probabilità che meglio approssima logicamente il fenomeno è una distribuzione gaussiana, e per la proprietà della distribuzione gaussiana, considerando un intervallo più o meno 3 sigma, la probabilità che la mia variabile cada all'interno di quell'intervallo è il 99,73%. Quindi considero più o meno 3 sigma, ovvero l'intervallo grande 6 sigma, perché in questo modo la probabilità che la mia variabile cada all'interno di quell'intervallo è il 99,73%, quindi ho un'alta probabilità di collocare in quell'intervallo la maggior parte dei miei pezzi. Questo CP abbiamo detto ovviamente che può assumere valori diversi, maggiori di 1, minori di 1 o uguale a 1. Ovviamente a noi che cosa ci va bene quando il C con P è maggiore di 1? Quanto deve essere? Abbiamo detto che il CP al quale tendono le aziende è 1,33. Il CPK invece ci dà informazioni in merito alla centratura del processo, ovvero posizionamento del processo rispetto a quello che è il valore target. E a che cosa è uguale questo CPK? Allora, devo considerare il minimo tra che cosa? Tra quelle che sono due possibili situazioni. Allora, la prima, quella che considera la differenza tra il limite superiore di tolleranza specificata meno l'x medio, che rappresenta il valore medio della mia distribuzione di probabilità, diviso che cosa? Metà della tolleranza naturale, cioè 3 sigma. Questo è il primo valore. L'altro valore di questo insieme è dato da che cosa? Da x medio meno il limite inferiore di tolleranza specificata diviso 3 sigma, metà della tolleranza naturale. Bene, questi sono i due indicatori, i due indici di capacità di processo, per i quali abbiamo poi detto, abbiamo aggiunto che quel CPK, vi ricordo, può al limite assumere valore pari al C con P, quindi il valore massimo di CPK e C con P, ma solitamente CPK può, se si assume valori diversi, può assumere valori soltanto inferiori rispetto a C con P. Bene. Abbiamo detto, come vi dicevo, appunto questa è la definizione del CPK, e se non ricordo male, queste erano le ultime cose che abbiamo
che abbiamo detto. In particolare, quindi, il valore di CPK può essere al più pari a C con P, CPK può assumere valori positivi e valori negativi, e quindi può assumere anche valore zero, valori negativi quando il valore, come vedremo, medio della distribuzione è esterno ai limiti di tolleranza specificata, e infine ovviamente il CPK non può da solo fornire indicazioni in merito alla centratura. Questi tre casi, appunto, che vi avevo mostrato, CPK uguale a 1, sono comunque tutti e tre caratterizzati dal fatto che il nostro CPK è uguale a 1. CPK uguale a 1, vi ricordo, quindi distanza, il minimo della distanza del valore medio dai limiti di tolleranza specificata. I limiti di tolleranza specificata sono questi. Vi ricordo, ovviamente, in questo caso è centrata, quindi le due distanze sono uguali. Questa è una distanza diviso metà tolleranza naturale, quindi questa quantità diviso questa quantità è ovviamente pari a 1. Quest'altra situazione, ovviamente, delle due distanze, una sarebbe questa, l'altra ovviamente è questa, le due distanze del valore medio dei limiti di tolleranza specificata, ovviamente vi diamo il minimo, cioè questo valore qua, diviso metà tolleranza naturale, che è sempre questa quantità, e quindi è 1. E infine quest'altro caso in cui, come al solito, considerando le due distanze, una è questa e l'altra è quest'altra, la minima distanza è questa qui, questa evidenziata, metà della tolleranza naturale è ancora questa quantità, e quindi tutti e tre questi casi effettivamente sono rappresentativi del fatto che il CPK è uguale a 1. Però, come vedete, considerare soltanto il valore del CPK non serve assolutamente a niente, perché non riusciamo assolutamente ad avere informazioni sul posizionamento della mia distribuzione. Devo avere anche il valore di CP per capire qualche cosa in più, perché ovviamente in questo caso il CP risulta essere uguale a 1, in questo caso il C con P invece è uguale a 2, e in questo caso invece è uguale a 4. Tutto questo valore diviso questo, tutto questo valore diviso questo ci dà 2, tutto questo diviso questo valore qui è ovviamente pari a 1. Bene, allora dicevamo, quindi, continuando nei ragionamenti che avevamo fatto, quindi, che il processo è centrato quando ovviamente CP è uguale a CPK, e quindi quando la distanza dei limiti è uguale a metà della tolleranza specificata, della tolleranza prescritta. Di questo fatto ce ne possiamo, come dire, rendere conto facilmente, perché se il processo è un processo centrato, allora che cosa abbiamo? Abbiamo ovviamente che la distanza da uno dei limiti di tolleranza specificata, quindi per esempio il limite di tolleranza specificato superiore meno x medio, ovviamente se centrato è chiaro che è la metà dell'intervallo di tolleranza specificata, quindi è la metà del valore della tolleranza specificata, cioè il limite superiore della tolleranza specificata meno il limite inferiore della tolleranza specificata diviso 2. Quindi è evidente, questo se è centrato, è valida certamente questa relazione. Dividendo per la metà della tolleranza naturale, ovviamente, quindi per tolleranza naturale mezzi, che cosa ottengo? Ottengo quindi tolleranza specificata superiore meno valor medio della distribuzione diviso ovviamente tolleranza naturale mezzi, se divido per questa quantità, è uguale logicamente a questa quantità, quindi la tolleranza specificata diviso
sarebbe ovviamente 2 per tolleranza naturale mezzi, quindi tolleranza naturale, e quindi abbiamo questa relazione che ci dice effettivamente che cosa? Che nel caso di processo centrato ho eguaglianza tra queste due quantità, ovvero tolleranza specificata diviso tolleranza naturale, che è proprio il nostro C con P, e distanza del valor medio della distribuzione da uno dei due limiti di tolleranza specificata diviso metà della tolleranza naturale, che è ovviamente in questo caso il nostro CPK. Avevo preparato adesso una serie di esempi e poi un esercizio proprio per cercare di come dire, spiegare meglio queste cose che ci siamo detti. Allora, vediamo alcune situazioni che appunto avevo immaginato e cerchiamo di capire logicamente il perché di quei valori. Allora, una situazione di questo tipo, quindi immaginate limite inferiore di specifica, limite superiore di specifica, centro tolleranza, ovvero questo è il valore target, che ripeto è un valore diverso dal valore x segnato dal valore medio della distribuzione. Quindi il valore target è quello che noi cerchiamo come processo di raggiungere. Questi limiti di tolleranza sono il centro di tolleranza, il valore target, più o meno una certa quantità, ed è diverso come significato dall'x segnato, dall'x medio della distribuzione. Vi dico questo perché ieri ero a Napoli per fare esami e appunto due delle ragazze che sono venute a fare gli esami, ma comunque insistevano, a Napoli il corso che faccio è gestione della produzione e qualità, quindi è più sbilanciato sulla parte di produzione e di gestione della produzione, e faccio poi questa parte di qualità, però lì dove parlo, quando parlo della capacità di processo, ma comunque continuavano praticamente a confondere l'x medio con il valore target, ma sono due cose diverse, cioè il valore target sta sempre lì, l'x medio si sposta a seconda di come varia il processo. Allora, questa prima situazione in cui vedete rispetto alle specifiche il nostro processo è posizionato in questo modo, quindi è un processo centrato ed è ovviamente un processo che tra le altre cose è caratterizzato dall'avere una tolleranza naturale minore della tolleranza specificata. Quindi già a occhio questo mi dice il CP sarà maggiore di 1 e siccome è centrato CP uguale a CPK. In particolare CP è 1,33, diciamo certamente superiore a 1, CP è uguale a CPK. Quest'altra situazione in cui invece vedete ho un processo che non è più centrato, si sposta da un lato o dall'altro, certamente è caratterizzato dall'avere un CP diverso da CPK. Perché? Perché non ho la centratura. Se ovviamente la mia distribuzione, in questo caso io l'avevo considerata lo stesso, l'avevo soltanto spostata, allora è evidente che il valore di CP rimane lo stesso, no? Perché è sempre tutto questo intervallo diviso la tolleranza naturale, quindi il CP è sempre 1,33. Il CPK no, il CPK cambia. In particolare, vi ricordate, il CPK, fin quando la distribuzione si sposta ma è all'interno dell'intervallo di tolleranza specificata, il CPK, se la distribuzione non è centrata, è diversa da CP ma è sempre maggiore di 1. Invece in questo caso, siccome vedete una parte cade al di fuori,
Quando vado ovviamente a considerare la distanza, il rapporto tra la distanza e metà della tolleranza naturale, siccome la distanza, il minimo delle distanze è certamente inferiore rispetto alla metà della tolleranza naturale, avrò che il CPK è minore di 1, quindi è quello che accade proprio in questo caso. Terzo caso che appunto avevo immaginato, questa distribuzione si continua a spostare fin quando il valore medio coincide con uno dei limiti di specifica. Allora, a prescindere da quale dei due limiti di specifica, ma comunque è chiaro che quando si mette a cavallo è comunque un valore questo minore di 1, ma comunque maggiore di 0. Quando va a cavallo, si mette a cavallo di uno dei limiti di specifica, la distanza del valor medio, il minimo della distanza del valor medio della distribuzione da uno dei limiti di specifica, in questo caso è 0, no? E quindi, ovviamente, se vado a dividere per metà della tolleranza naturale è sempre 0 e quindi il CPK è 0, CP è sempre 1,33. Ovviamente non ho disegnato l'altro caso, ma ne ho poi considerati degli altri, gli esempi. È chiaro che se questa si continua a spostare, il valore medio si sposta da qua, e quindi quando vado a considerare il minimo delle due distanze, in questo caso ovviamente dovendo considerare limite superiore meno valore medio, la distanza assumerebbe un valore negativo, e quindi ovviamente il CPK risulterebbe essere negativo, quindi minore di 0, quindi pur essendo un CP maggiore, quindi di 1, quindi pari a 1,33 o giunto. Vediamo degli esempi che avevo preparato. Dunque, questo è un software che utilizziamo solitamente, si chiama Minitab, è un software statistico proprio per utilizzato e utilizzabile in ambito qualità, quindi consente in particolare di valutare per un processo gli indici di capacità di processo, fare le carte di controllo e fare anche altre cose, quindi applicare questo software partendo da dati di partenza per la progettazione degli esperimenti, quindi per il design of experiment, ma è una parte questa di qualità che almeno nel corso attuale noi non facciamo. Comunque, per dire che questi esempi sono stati desunti partendo da dati reali. In questo caso, come vedete, siccome ovviamente quello che vi ho sempre detto, cioè io in effetti ho nella realtà un istogramma, perché ovviamente il numero dei dati a disposizione è un numero di dati finito, e approssimo il mio istogramma ovviamente a quella che è una distribuzione di probabilità, in questo caso a quella che è una distribuzione gaussiana. Quindi l'istogramma che vedete è effettivamente l'istogramma che ho una volta analizzati i dati, che sono ovviamente un numero di dati finiti, mentre questa che vedete in rosso è la distribuzione di probabilità alla quale approssimo ovviamente il mio istogramma. Bene, situazione di questo tipo, come vedete, questi sono i limiti di tolleranza specificata, questi in rosso, questa è la mia distribuzione di probabilità, e la tolleranza naturale è ovviamente questa contraddistinta da queste due linee azzurre, più 3S e meno 3S, cioè più 3 sigma meno 3 sigma. Allora, si vede a occhio ovviamente che in questo caso il mio processo è innanzitutto centrato, quindi mi aspetto che cosa? Di avere un CP uguale al CPK, e quanto vale il CP?
Il CP si vede che la tolleranza specificata è maggiore di quella che è la tolleranza naturale, quindi mi aspetto di avere un valore di CP maggiore di 1, in questo caso appunto è circa quell'1,33 di cui abbiamo parlato, comunque un buon valore di CP 1,31, un CPK 1,31, quindi coincidente con il valore di CP. Altra situazione analizzata è questa, situazione analizzata dove appunto il mio istogramma, quindi il mio processo si sta spostando, quindi rispetto a quello che è il valore target, che è questo, vedete il valore medio si è spostato della mia distribuzione, l'X segnato, i valori ovviamente, quindi il segmento rappresentativo della mia tolleranza naturale, ovviamente come vedete si sta spostando anch'esso. In particolare qui vedete che ci sono, quindi rispetto ai limiti di tolleranza specificata, c'è tutta questa zona, quindi questa serie di punti che sono punti che cadono al di fuori e quindi sono pezzi, prodotti che dovremmo scartare. Che cosa possiamo dire? Allora, certamente, siccome non è centrata, la prima cosa che uno può dire è il CP è diverso dal CPK. Se questa è la mia distribuzione, questa è la mia tolleranza specificata, il CP diciamo che è maggiore di 1, ma il CPK quanto vale? Il CPK ricordate, siccome andando a considerare le distanze, no? E quindi la distanza minima tra le due, tra questa e quest'altra, ovviamente la minima è questa qua, diviso metà della tolleranza naturale, che è questo, è minore di 1. E quindi certamente in questo caso posso dire che il mio CP a occhio è almeno da un punto di vista qualitativo maggiore dell'unità, mentre CPK è minore di 1, ma maggiore di 0. Quindi 0, in questo caso, il valore che è stato calcolato dal programma mi dà 0,697. Il caso invece che è qui rappresentato è rappresentativo del fatto che vi dicevo della coincidenza del valore medio con uno dei limiti di tolleranza specificata, quindi ricordatevi in questo caso, quindi la prima cosa che potete dire è per una situazione di questo tipo CP è diverso dal CPK, CP bene, anche questo diciamo che orientativamente è maggiore dell'unità, 1 e qualche cosa, 1 e 2, 1 e 3, CPK quanto vale? Ovviamente in questo caso, siccome si ha coincidenza con uno dei limiti di tolleranza per il valore medio, allora la prima cosa che potete dire certamente è CPK 0, quindi il CPK vale 0 e infatti CP appunto come vi dicevo 1,27, CPK 0. Quando poi vado oltre appunto come vi dicevo uno dei limiti di tolleranza e quindi questa è la tolleranza specificata, il mio processo come vedete dovrebbe stare qui all'interno di questo intervallo, invece non c'è, perché certamente c'è qualcosa che non sta andando per il verso giusto, il mio processo quindi è caratterizzato da questa distribuzione di probabilità con valor medio esterno all'intervallo di tolleranza specificata, eccolo qua, delle due distanze una ovviamente è x segnato meno il limite di tolleranza inferiore e l'altro invece è questo qua, limite di tolleranza superiore meno x medio, che è maggiore in questo caso del limite di tolleranza superiore, quindi è un valore negativo e quindi in questo caso certamente posso dire CP al solito stiamo bene come CP, però capite bene che non basta dire il CP è maggiore di 1 e sto a posto, no, perché il CPK che mi dà invece informazioni insieme con il CP della centratura mi dice invece che il CPK è minore di 0, quindi è negativo.
Questa situazione invece caratterizzata, come vedete, da che cosa? Un processo caratterizzato da una dispersione, ampia, quindi un processo caratterizzato da una tolleranza naturale che è maggiore della tolleranza specificata, e quindi questo certamente, per quanto il processo, come vedete, è centrato, no? Perché il valore medio coincide con il valore target, quindi ho certamente un CP uguale a CPK, ma quanto vale il CP? Allora, il CP, vedete subito, tolleranza specificata è questa, la tolleranza naturale è un po' più grande, e quindi ovviamente non ho il valore che mi aspetto ovviamente di avere, quindi maggiore di 1. Quindi ho un valore praticamente in questo caso quasi prossimo all'unità. È chiaro che nel caso in cui ovviamente questa distribuzione risulta essere caratterizzata da una dispersione maggiore, avrò valori minori dell'unità. Come in questo caso, ecco, dove appunto vedete ovviamente qui la tolleranza specificata, che è questa, è minore rispetto alla tolleranza naturale, e quindi, come vi dicevo, pur essendo centrata, pur essendo CP uguale a CPK, ho ovviamente un valore di CP e di CPK minori dell'unità. E che cosa si deve fare ovviamente? È chiaro che quando succede, quando si verifica una situazione di questo tipo, o un processo che ovviamente non è centrato, siccome devo cercare di portarlo nella condizione di processo centrato e contenuto all'interno di quelle che sono i limiti di tolleranza specificata, quello che devo cercare di fare è cercare di intervenire su quelle che sono le cause di variabilità del processo, cercando di contenere questa variabilità, cercando di fare in modo che il mio processo ovviamente risulti essere centrato il più possibile, e con un valore del CP comunque maggiore dell'unità. A questo punto poi parleremo a breve di quelle che sono le carte di controllo, che ci consentono tra altre cose di capire, di individuare quelle che sono le cause di variabilità del processo. Dunque, scusatemi, voglio giusto accennarvi un'altra cosa. Dunque, al di là poi di un esercizio che poi vedremo tra poco e di un altro esempio che vi mostro, a volte dunque, mi capita di chiedere così all'orale di rappresentarmi un processo caratterizzato da un determinato valore di CP e un determinato valore di CPK. Dico questa cosa proprio perché ieri tra l'altro ho fatto esami, quindi appunto ho visto che a volte è bene puntualizzare e chiarire certe cose. Allora, è molto più semplice di quello che molte volte uno possa pensare, cioè se io per esempio dico mi rappresenti ovviamente da un punto di vista grafico la situazione di un processo caratterizzato da un CP uguale a 2 e un CPK uguale a 1. Allora, logicamente si parte affrontando il problema e poi dicendo delle cose strampalate, delle cose sbagliate, o altrimenti, ieri per esempio appunto una vostra collega mi ha risolto ora non ricordo se era questo o una cosa, un esercizio analogo, assegnando logicamente dei valori, e ovviamente noto l'espressione logicamente del CP e CPK, ricavandosi ovviamente quello che doveva essere, quindi assegna un valore target, assegna i limiti di tolleranza specificata, e si è logicamente ricavato, imponendo logicamente queste condizioni, il valore di sigma, e quindi automaticamente
la rappresentazione grafica di quello che era il caso di cui appunto volevo la rappresentazione. Ma senza, logicamente, per carità, aveva risposto, la vostra collega aveva risposto in maniera corretta, ma molto più semplicemente, cioè io sarei più propenso a fare un discorso di tipo qualitativo, cioè all'esame, se io chiedo una situazione di questo tipo è perché voglio capire se avete capito CP e CPK e come affrontereste una situazione di questo tipo. La prima cosa, che ovviamente la vostra collega mi ha risposto, ma ci ha messo un po' di tempo logicamente, però io non l'ho interrotta perché ovviamente i ragionamenti che stava facendo erano correttissimi. Allora, qui semplicemente la cosa che uno può dire, dice ok, allora la prima cosa CP e CPK sono diversi, d'accordo? Quindi la prima cosa è che il processo non è centrato. La seconda cosa, ovviamente, CPK è comunque, in questo caso uguale a 1, è comunque maggiore, cioè, quindi non è minore dell'unità, e quindi significa che è contenuto, è spostato, ma è comunque contenuto all'interno della mia distribuzione dei limiti di tolleranza specificati. Già questa è la cosa. Allora, dire CP uguale a 2 significa che cosa? Che rispetto, se questo diciamo è il valore di X, questo abbiamo detto è il valore dell'X target, e questi sono, immaginate, i due valori, allora, limite di tolleranza specificata superiore e limite di tolleranza specificata inferiore, dire che CP è uguale a 2, che cosa equivale a dire? Equivale a dire che la tolleranza specificata deve essere il doppio della tolleranza naturale, no? Quindi significa che, almeno da un punto di vista qualitativo, se questa è la tolleranza specificata, la mia distribuzione dovrà avere una tolleranza naturale che deve essere pari alla metà di quella specificata, d'accordo? Quindi una situazione di questo tipo. Quindi questa deve essere l'ampiezza, tanto deve essere l'ampiezza della mia distribuzione di probabilità. CPK uguale a 1. CPK uguale a 1 significa che deve essere spostata da un lato o dall'altro, e in particolare la distanza deve essere uguale a metà della tolleranza naturale. Allora, se questa ovviamente deve essere, almeno poi devo capire come la devo posizionare, se questa deve essere ovviamente la mia tolleranza naturale, siccome abbiamo detto per avere un CPK uguale a 1 la distanza minima deve essere uguale a metà della tolleranza naturale, la metà della tolleranza naturale è questa qua, giusto? Quindi significa che io devo avere un valore della distanza, quindi il valore minimo delle due distanze, pari a metà della tolleranza naturale, cioè pari proprio a questo. E quindi che cosa significa? Che praticamente la mia distribuzione può stare o da qua o da qua. Questa ovviamente deve essere il valore di x medio, perché la distanza minima deve essere questa, x medio meno limite di tolleranza inferiore specificata, e la mia distribuzione sarà una distribuzione di questo tipo. Cioè, vedete che si ritrova tutto, no? Perché per il CP la tolleranza specificata è questa, diviso la tolleranza naturale, che è questa, ovviamente è la metà, e quindi è chiaro che il C con P in questo caso è 2. Il CPK invece qual è? È delle due distanze, considerare la minima, perché l'altra ovviamente sarebbe tutta questa, cioè il limite di tolleranza specificata superiore meno x medio, ovviamente io devo considerare questo che è il più piccolo, diviso metà della tolleranza naturale, che è questa, guarda un po', per come ce lo siamo costruiti è proprio questo, e quindi ovviamente 1. Discorso analogo ovviamente se questa distribuzione io la posiziono da quest'altro lato, ovviamente avrei questo come USL meno x medio, e questo qua ovviamente x medio meno limite inferiore di tolleranza specifica, d'accordo? Quindi voglio dire, a volte
uno si imbarca su dei ragionamenti, in cui ieri appunto la collega dava un valore all'X target, che considerava un intervallo di tolleranza specificata assegnando degli altri valori, per carità, discorso e ragionamento che filava, perfetto, ma molto, in maniera molto più semplice e banale, mi va bene anche una risposta di questo tipo. Questo per esempio è un esempio che io riporto a lezione, dove semplicemente io ho riportato dei numeri, e a volte capita un esercizio di questo tipo, cioè riporto dei valori da cui ovviamente metto dei numeri, in questo caso ovviamente questo rappresenterebbe il limite di tolleranza specificata inferiore, questo quello superiore, e questi qui rappresentano invece valori che mi contraddistinguono, che cosa? L'intervallo corrispondente alla tolleranza naturale. Escono poi a volte le cose più strane, ma è un esercizio abbastanza stupido questo, cioè dove riporto ovviamente in corrispondenza di questi numeri la posizione ovviamente della mia distribuzione, e chiedo in corrispondenza di determinarsi il valore del CP e del CPK. Non è niente di particolarmente complicato o complesso, cioè semplicemente uno si deve in maniera banale ovviamente calcolare i segmentini e fare il rapporto tra i segmenti. In questo caso certamente posso dire CP uguale a CPK, 62 è il limite di tolleranza specificato superiore, 38 quello inferiore, quindi già in questo modo dunque io posso dire che l'intervallo di tolleranza specificata quanto vale? Ovviamente 62 meno 38, 24, mentre la tolleranza naturale quindi contraddistinta dai valori 56 e 44, quindi 12, sarebbe 56 meno 44, appunto come vi dicevo. E quindi se vado a fare il rapporto tra il valore iniziale 24 meno 12, 24 diviso 12, ovviamente ho che il CP è uguale a 2. CPK, senza perdere tempo, è lo stesso, perché logicamente il processo è centrato e quindi è uguale, anche CPK è uguale a CP, e quindi è 2. Situazione di questo tipo, capite bene che praticamente è la stessa cosa, cioè fermo restando ovviamente sempre l'intervallo di tolleranza specificata, questi sono i valori di riferimento, ma questo in effetti che cosa posso pensare che sia successo? Che ovviamente il valore medio, che prima stava a 50, si è spostato e si è messo quindi al centro di questo intervallo 50-56, quindi verosimilmente starà quindi in 53, e quindi mi vado ovviamente a determinare in corrispondenza i valori del corrispondenti quindi all'intervallino che contraddistingue la tolleranza naturale. Quindi se questo è 53, sarà ovviamente questo 59, e questo ovviamente meno 3, 47, è la stessa cosa, per cui ovviamente vado a determinarmi il valore di CP, che per come l'ho costruito, visto che la distribuzione è la stessa, sarà sempre lo stesso, sarà 2, mentre il valore di CPK me lo posso calcolare come distanza minima, che quindi è 53, questo è 62, quindi è la distanza minima, in questo caso è 9, diviso ovviamente metà
della tolleranza naturale, che è 6, e quindi viene 1,5, 9 diviso 6, no? Quest'altra situazione è la stessa, cioè, quindi voglio dire, non vi voglio spaventare, è un esercizio banale questo, cioè io semplicemente metto dei numeri per cercare di semplificarvi la vita, di aiutarvi, quindi un classico esercizio, cioè io metto praticamente 3-4 situazioni di questo tipo, dove io quindi riporto proprio così come ve lo sto presentando adesso, la mia distribuzione posizionata in maniera diversa rispetto ai limiti di tolleranza specificata, ci metto dei numeri così da poter calcolarsi agevolmente il valore di quei segmentini e vi chiedo, calcolatemi per questa, per quest'altra ancora, il valore del CP e del CPK, quindi estremamente, estremamente semplice. In questo caso ovviamente il CP è sempre ovviamente pari a 2 perché si è spostato ulteriormente, ma la distribuzione è sempre la stessa, mentre per il valore del CPK in questo caso ovviamente avrei la distanza minima è 6 diviso metà della tolleranza naturale che in questo caso era 12, no? Inizialmente, quindi la metà è 6, 6 su 6 è 1 e quindi il CPK in questo caso è uguale a 1, fermo restando il valore del CP. In questo caso, vabbè, ovviamente ancora più semplice e immediato perché coincide, come appunto vi avevo detto, con uno dei limiti di tolleranza specificato, che quindi significa, è rappresentativo del fatto che in questo caso il minimo della distanza è 0 e quindi il CPK è 0, CP ovviamente rimane lo stesso che 2, e quest'ultimo caso ovviamente dove vado a considerare la distanza che in questo caso è meno 3, perché appunto devo considerare il limite di tolleranza in questo caso superiore meno il valore medio, e quindi la distanza in questo caso assume un valore negativo, meno 3, diviso metà della tolleranza naturale che invece è 6, e quindi il valore è meno 0,5, il CP rimane sempre lo stesso. Ok, domande? Sono stato chiaro? Quindi allora voglio mostrarvi dunque un esercizio in cui appunto questa volta io metto dei dati e chiedo ovviamente di determinare il valore del CP e del CPK. Allora, devo anticiparvi alcune cose che poi vedremo e tratteremo anche la prossima volta, in particolare qualche cosa che ha a che fare con il campionamento per capire meglio logicamente quello che ci appresteremo a fare. Allora, ho immaginato una situazione di questo tipo. Si considerano i dati in tabella relativi alla resistenza a rottura di contenitori per bevande gassate raccolte attraverso 20 campioni di 5 osservazioni ciascuno. Si ipotizzi che sia stato fissato soltanto il limite di specifica inferiore pari a 200 PSI. Allora, come vi dicevo, appunto, considero campioni di 5 osservazioni. Lo vedremo meglio parlando poi anche delle carte di controllo. In effetti, piuttosto che considerare i singoli campioni, e quindi per esempio considerare quindi 20 campioni di 5 osservazioni significano complessivamente 100 dati, d'accordo? Allora
piuttosto che considerare singolarmente i valori e quindi considerare 100 dati che corrispondono ovviamente a quello che sono i valori di resistenza a rottura di questi contenitori, che cosa si fa solitamente? Si considerano dei campioni, ciascuno costituito, questo campione, da un certo numero di osservazioni, cioè questa è la logica che poi è alla base anche delle carte di controllo ed è la logica seguita da Schuart. Allora, dicevo, piuttosto che considerare un campione di 100 valori, in questo caso, dove in questo caso io che cosa potrei valutare per questi 100 valori? Certamente io quello che potrei fare è valutare il valore medio di questi 100 dati e poi l'altra cosa che potrei valutare è la dispersione di questi dati, quindi come sono dispersi e quanto sono dispersi. Schuart però pensò qualcosa di diverso, dice di questi 100 valori, se io ne considero un certo numero di campioni e li raggruppo in campioni diversi, in questo caso ognuno di 5 valori, quindi immaginate, qui ce ne sono 5 valori, qui ce ne sono altri 5, qui ancora altri 5, qui altri 5. Ovviamente questo non me lo fate fare, ma ovviamente ne dovrei considerare 20, no? Se li raggruppo in gruppetti di 5, che informazioni riesco ad avere in più rispetto al fatto di considerarne 100 singolarmente? Allora, è lo stesso, perché io comunque effettuo un campionamento. Un campionamento in questo caso fa riferimento a dei campioni, ciascuno di numerosità 5, ma per ciascuno di questi campioni, campione 1, campione 2, campione 3, campione 4, campione 5 e così via gli altri fino ad arrivare a 20, io per ciascuno di questi posso calcolarmi che cosa? Un valore medio e posso calcolarmi una dispersione in questo caso dei dati, quindi differenza tra valore massimo e minimo. In questo caso, in questo modo praticamente, io posso effettivamente vedere, piuttosto che avere un'informazione semplicemente sul valore medio di quei 100 valori, io qui posso vedere, siccome sono stati presi questi campioni nel tempo, posso vedere nel tempo il valore medio come cambia e la dispersione come cambia. Quindi, vedete, riesco, fermo restando i 100 valori che prendo, ma riesco a sapere qualche cosa in più, perché qui logicamente avrò un valore medio x con 3 e un r di dispersione r con 3, qui avrò un x medio con 2, un r con 2, qui un x medio con 1 e un r con 1 e così via, ovviamente per tutti gli altri campioni. Attenzione, i campioni io ho scritto là di numerosità 5. Secondo la logica che viene seguita da Schuart nelle carte di controllo, quelle cosiddette XR per variabili, la numerosità di questi campioni varia solitamente da 2 fino ad un massimo di 10, quindi io posso considerare campioni, questi qua, che va con un numero di dati che ovviamente sono dati presi sempre secondo quelle che sono una delle tecniche di campionamento, ma è chiaro, nel tempo io ne prendo 1, 2, 3, 4, 5 dati, ok, costituiscono il primo campione, poi nel tempo prendo casualmente un altro dato se il campionamento è casuale, un terzo, un quarto, un quinto e costituisce l'altro campione, ne ho presi 10 nel frattempo e così via, se ne voglio pigliare 4, se ne voglio pigliare 3, se ne voglio pigliare 6 o 7, poi questo dipende da me.
La logica però che ci tenevo a farvi comprendere, la logica di procedere per campioni, ciascuno di numerosità variabile da 2 a 10, capite che è una logica diversa dalla logica di dire consideriamo 100 valori tutti quanti insieme, che posso fare per rendermi conto di come stanno andando le cose? Qua l'unica cosa è io posso considerare il valore medio di questi dati e poi ovviamente un valore della dispersione di questi dati, ma basta. Se invece io considero dei campioni più piccoli, posso vedere come variano questi campioni nel tempo. Ecco perché qui leggete, sono stati raccolti attraverso 20 campioni di 5 osservazioni, perché anticipandovi quello che poi vedremo, le carte di controllo che servono appunto per tenere sotto controllo il processo e vedere come varia il processo nel tempo, vede proprio questo, cioè vede come varia nel tempo il valore X medio di questi campioni e il valore di R della dispersione. Infatti si chiamano quelle più conosciute di carte di controllo per variabili, si chiamano carte XR, proprio perché tengono in considerazione proprio questi due. Vabbè, comunque, ritorniamo a quello, questa è la parentesi che volevo aprirvi per spiegarvi un attimo il perché di quello che avevo scritto. Quindi, per capirci, qui i valori che ho preso sono, allora, scelta logicamente quella che è la tecnica di campionamento, che poi vedremo, prendo un primo valore, un secondo, un terzo, un quarto, un quinto, ok, questo per me rappresenta il primo campione. Poi continuo a prendere un sesto, un settimo, un ottavo, un nono, un decimo valore e questo mi rappresenta il secondo campione, d'accordo? Questo lo faccio per 100 dati così da avere 20 campioni. A questo punto io devo determinare il valore di CP e CPK, quindi devo considerare il valore innanzitutto della tolleranza specificata e poi della tolleranza naturale. La tolleranza naturale abbiamo detto essere 6 volte sigma, giusto? Come mi calcolo questo sigma? Allora, il valore di sigma, certamente io lo posso calcolare nel metodo, utilizzando il metodo canonico tradizionale, radice quadrata della sommatoria degli x con i meno x medi diviso il numero dei dati. Però certamente, voglio dire, abbiamo 100 dati, è scopazzo praticamente a calcolarmelo, soprattutto in sede di prova scritta d'esame e calcolarsi tutti questi numeri. Esiste, grazie a Dio, una relazione molto più semplice che in questo caso, per fenomeni logicamente di questo tipo, consente questa formula di determinare il valore del sigma. E in particolare si dimostra che ovviamente preso quindi un campione, una serie di campioni di dati, dunque il valore del sigma che appunto posso calcolare, dispersione dei dati, mi è dato da che cosa? Da quello che leggete là, cioè dal valore della dispersione media diviso un certo termine costante che prende che indichiamo con D piccolo comunque. Chi è R medio e chi è D con 2? Allora, molto semplicemente, se vi è chiara la logica secondo la quale i dati io li prendo, ma li raggruppo in campioni di numerosità nota, di numerosità n, in questo caso la numerosità è 5, beh, per ciascuno di questi campioni io, come vi dicevo, mi calcolo l'R, cioè la differenza tra il valore minimo e massimo. Questo R medio rappresenta la media di tutte le dispersioni in questo caso dei 20 campioni che sto considerando. Quindi in sostanza è come se io
per questo primo campione l'R a che cosa sarebbe uguale? L'R ovviamente mi è dato dalla la dispersione, in questo caso differenza tra valore minimo, valore massimo e valore minimo. Allora sarebbe ovviamente, anzi è, 307 meno il valore minimo che è 205. Questo è il primo valore di R, R con 1. R con 2, cioè l'R del secondo campione, a che cosa è uguale? Valore massimo 299 meno valore minimo 215. R con 2, quindi è il secondo valore che avete. Faccio lo stesso per tutti i 20 valori, alla fine ottengo quanti? Ottengo 20 valori di R. Allora, il valore di R medio sarà ovviamente la sommatoria degli R con I, in questo caso per I che varia da 1 a 20, diviso ovviamente 20. D'accordo? Molto semplice. Quindi così, senza andare a fare radici quadrate, differenze, perché poi dovete calcolare gli scostamenti dei 100 valori dovreste fare rispetto all'x medio, quindi dovreste calcolare l'x medio, poi calcolare gli scostamenti dei 100 valori rispetto all'x medio, fare le differenze, poi la sommatoria, elevare al quadrato, togliere e estrarre la radice quadrata, è un casino praticamente, arrivata allo stesso risultato, ma così ovviamente grazie a Dio ci arrivate per una via molto più semplice, quindi semplicemente facendo R medio diviso di con 2. R medio, abbiamo detto come si calcola, di con 2, eccolo qua, esistono delle tabelle. In particolare questi valori sono dei valori tabellati e utilizzati da Schuart, che fu l'ideatore praticamente delle carte di controllo, e che sono valori ovviamente che nel caso in cui dovessi assegnare un esercizio di questo tipo, ovviamente io vi do la tabella e voi vi ricavate il valore. Guardate, la tabella all'incirca, diciamo grosso modo, è una tabella di questo tipo. Allora, qui c'è numerosità del campione, significa questi campioni che io sto considerando, no? Questi di 5 dati, qual è la numerosità? Quanti sono i dati in ciascuno di questi campioni? Allora, nel nostro caso, ovviamente, io ho detto 5, no? Quindi, ovviamente, qui guardate, c'è 2, 3, 4, 5, 10, come vi dicevo prima. Quindi, campioni che possono variare in termini di numerosità da 2 a 10. Poi trovate una serie di valori. Questi sono dei coefficienti, quindi delle costanti, comunque, che in qualche modo sono state determinate, poi vedremo in linea teorica come si determinano, che sono stati determinati e che vengono utilizzati nelle carte XR. In particolare, dunque qui leggete A grande con 2, che è un primo coefficiente, ma lo utilizzeremo per le carte di controllo, poi ci sta D con 2 e 1 su D con 2. Per la parte R delle carte di controllo ci sta D con 3, D grande 3 e D grande 4. A noi che ci serve, senza andare a vedere queste altre cose che poi comunque vedremo, ci serve questo di piccolo con 1. D'accordo? Quant'è la numerosità? 5. Allora, nella tabella, semplicemente, in funzione della numerosità, andate a vedere 5, 2, 326. Ok? Quindi, l'R medio ve lo siete calcolato, facendo la differenza tra il valore minimo e massimo di ciascun campione, di numerosità, ciascuno di numerosità 5, ma l'abbiamo stabilito noi 5, come l'ho stabilito io quando vi ho dato l'esercizio, vi calcolate la media di tutte queste dispersioni e avete il numeratore R segnato. Di con 2 vi fate ovviamente dalla tabella, vi andate a leggere il valore in corrispondenza di 5, ovvero 2,326, il sigma è calcolato. Cioè il sigma che appunto leggete, in questo caso qui avevo con Excel calcolato logicamente il valore, questo vedete, questi sono i valori delle dispersioni per ciascuno di questi gruppi, di questi campioni, di questi 20 campioni, quindi 102, 84, 89, 104, eccetera, eccetera. A questo punto che cosa ho fatto? Ho considerato
la somma di tutti questi valori e diviso ovviamente per il numero di valori, ed esce fuori questo numero R medio, che è 76,85. Dicon 2 è quel 2, quindi dicon 2 è 2 e 326. Allora, ritorniamo a noi. Dobbiamo calcolare CP e CPK. Come li detengo? Allora, CP, dunque il valore medio ovviamente è quindi calcolato come medio, scusatemi, come media di tutti quanti i valori medi dei campioni, quindi è 263,14. L'ho indicato in questo modo perché io già ho x segnati che sono delle medie. Questa in effetti è una media di medie, chiamatelo come volete, io l'ho indicato così, ma qui l'avevo indicato con V. Sigma ovviamente è 33,04. Da cui ovviamente posso determinarmi in questo caso il valore dell'indice di capacità. In questo caso, siccome se ricordate c'era soltanto un limite di tolleranza specificata inferiore, soltanto il limite di specifica inferiore, perché ovviamente un limite superiore in questo caso ovviamente non c'è, perché stiamo parlando di resistenza a rottura dei contenitori, quindi devono resistere quindi fino ad un valore minimo logicamente di resistenza a rottura. In questo caso quindi ovviamente io considero semplicemente la differenza tra il valore medio e il limite di tolleranza inferiore e diviso logicamente 3 sigma, perché in questo caso ovviamente sto considerando la distanza e quindi metà della tolleranza naturale, ottengo un C con L che è 0,64, quindi spostato rispetto a quello che è il valore target della mia il mio valore di resistenza. Allora, al di là comunque dell'esercizio, la cosa che lo spunto logicamente è, ne vedremo poi comunque parlando delle carte di controllo, dove appunto parlando delle carte di controllo vi chiederò poi e vedremo di calcolare poi anche il CP e il CPK, ma quello che mi interessa che vi ricordiate è questo. Allora, lo rivedremo comunque, ma la logica secondo la quale quindi nel considerare un processo io campiono i dati e li campiono per campioni di dimensione più piccola ognuno di numerosità variabile da 2 a 10 e che in questo caso ovviamente se queste sono le condizioni il valore di sigma lo posso calcolare molto semplicemente considerando il valore medio della dispersione dispersione di tutti gli n campioni diviso il valore di dicon 2, che è invece un valore tabellare che dipende dalla numerosità del campione stesso. Bene, domande?